Alan, sono stato informato di un tuo apprezzamento per il PL. Dunque, mi darò 4 mesi per fare una programmazione seria di powerlifting. Buongiorno ragazzi. Oggi ho veramente un bel po' di cose da dirvi. Bellissimo, perché le sveglie nei full day of fitting o nei video del genere sono sempre super fake, dato che tipo mi sveglio mezz'ora prima per fare riprese eccetera. Quindi top. Mi sono reso conto che ormai sono passati un bel po' di mesi. Da cosa direte voi? Dal video dove ho annunciato di lasciare il bodybuilding. In realtà sapevate già tutti di cosa sto parlando. No, comunque sono passati 4 mesi esatti e quindi vorrei provare a tirare, diciamo, delle conclusioni, tra virgolette. Non che io abbia finito di fare powerlifting, ma ci siamo capiti. Dato che settimana scorsa avevo messo questa storia Instagram con un box domande, oggi, oltre a un semplice full day of fitting, risponderò anche a 10 di queste domande. E ci sarà anche un bel allenamento col coach, però non qua. Le domande comunque saranno in tema passaggio da bodybuilding a powerlifting. Ora mangiamo. Prima di partire con le domande, colazione pancake proteico, gusto cioccolato e brownie. È da un botto che non uso questa farina di Prozis e vi giuro mi mancava un botto, cioè è veramente buona, cioccolatosa, merita. Sopra comunque burro di pistacchi e una pesca. Comunque grazie a tutti quelli che mi stanno supportando col mio codice all'unbalca su Prozis. State aumentando, quindi grazie davvero a tutti. Cioccolato e burro di pistacchi può solo che essere un 10. Mary fa una duplice domanda, ovvero cibo preferito in assoluto. Allora, non lo so, non è che abbia un cibo preferito proprio uno fisso, però forse ti direi la pizza, che è proprio il cibo che non mi stanca mai. Poi ci sono un botto di varianti di gusti, quindi probabilmente il mio cibo preferito in generale è la pizza. Se dovessi sceglierne uno a dieta, non lo so, vado troppo a periodi. Può essere il pancake. Cos'altro può essere il mio cibo preferito a dieta? La polenta con ragù. La polenta con ragù. Preferisci una fase di cut o di bulk? All'inizio del mio percorso vi avrei sempre detto cut, semplicemente per un vedermi definito, non sporco, eccetera. Ora vi dico tutta la vita massa, ma semplicemente per un motivo: stai molto meglio, mangi e quindi diciamo è bello mangiare, ma soprattutto hai più energie e quando ti alleni spingi veramente forte in palestra e non devi appunto scendere a compromessi dal fatto che sei limitato con l'alimentazione, eccetera. Ovviamente lato estetico definizione, però lato per vivertela massa alla fine, che è quello in cui bisognerebbe passare la maggior parte del tempo quando ci si allena. Ora che fai PL, ti interessa del risultato estetico che puoi ottenere dall'allenamento? Nel PL il risultato estetico è tutto in secondo piano, ok? Perché il tuo obiettivo è alzare il carico, arrivare nel tuo peso gara, che tu sia più sporco, che tu sia più definito, l'importante è fare chili. Mentirei se vi dicessi che il mio fisico non mi importa più, quindi mi importa solo di alzare pesi, però è un po' passato non in secondo piano, però gli sto dando meno importanza, cioè se una mattina mi vedo un po' peggio eccetera non mi condiziona più così tanto la giornata come prima. Anche per questo secondo me in questo momento il powerlifting mentalmente mi ha fatto bene, diciamola così. La confermo. E paradossalmente fisicamente sono anche molto migliorato. Pur quanto meno importante, ovviamente, del risultato estetico, sotto sotto mi interessa, però diciamo che cerco di dargli un'importanza, cioè se un giorno devo, ok, sì, prendi 2 kg piuttosto sporcati, allora piuttosto lo faccio, capito? Anche se ora comunque mi vedo parecchio bene, infatti adesso, prima di andare in palestra dal coach, vi metto il peso di stamattina e anche il check fisico che ho fatto comunque a stomaco vuoto. Mamma mia, che bel tempo! Vi ricordo che sono alto 1,68. Fatemi sapere che ne pensate. Io mi vedo molto migliorato, soprattutto lato petto e gambe, ma l'ho già detto in un altro video. Ci tengo a sapere la vostra nei commenti, quindi ditemela se sono migliorato, se sono peggiorato, se sono uguale, se sono più brutto, non lo so. Stamattina ho parlato fin troppo, andiamo in macchina. Direzione Novara, e intanto rispondo anche un'altra domanda da Yannico Ross. Scusate, ho pronunciato male. Col powerlifting quindi si può diventare anche più grossi oltre che forti? Col powerlifting ovviamente si diventa più grossi, perché per andare a spingere di più bisogna mangiare, bisogna costruire tessuto magro che vi permetta di spingere di più. Poi ovvio, magari c'è il mito del powerlifter grasso rispetto al bodybuilder bello, però ragazzi, questo magari si sta nelle alte categorie, 90-100 kg. Nelle categorie tipo 80-70-60 kg alla fine sono tutti abbastanza definiti quelli forti in gara.
gara. Io adesso sono 4 mesi e comunque sono migliorato, seppur comunque ho mantenuto il mio peso, quindi tipo 71 kg. Quindi sì, ovviamente si diventa anche più grossi. Certo, magari c'è chi dice non diventi grosso come nel bodybuilding, perché il focus è altro. Poi secondo me è molto soggettivo, perché dipende da come risponde il fisico di una persona all'allenamento di forza. Tipo il mio fisico risponde molto bene, mi sento molto bene, e anche a lato estetico sto migliorando. Quindi GG, andiamo dal coach. Arrivato adesso in palestra, sono nella incredibile palestra di Luca Zocco a Novara. Sono col coach. No, questa in realtà è una palestra tipo affiliata con l'università. Vi giuro che è veramente tanta roba per chi fa PL. Cioè è stupenda e c'ha un botto di bella attrezzatura. Vediamo di fare bene sto 4x4. Ancora cercando di combattere col mio callo che è quasi guarito. Mi dà un po' di fastidio, infatti ci metto 6 ore a riposizionarmi in modo che non mi faccia male. Ottima combo è pre-workout con magnesite. Oggi ho stacco pesante, panca e complementari. Per 4 con 145. Matte scrive sovraccarico progressivo. Pur quanto non sia una domanda, vorrei un attimo dire quanto è importante il sovraccarico nel fare più chili. Tantissimo, chiaramente dobbiamo sollevare dei chili, migliorare nel tempo, e quindi più progrediamo nei carichi in allenamento e più chiaramente progrediamo poi nell'alzata finale. Secondo te è più difficile una programmazione di power o di bodybuilding? Che poi nel bodybuilding è un attimino magari più soggettivo, perché il powerlifting è molto più tangibile, cioè se tu fai PR con quel carico, con l'attrezzatura giusta, la stessa eccetera, è molto più tangibile a differenza del bodybuilding magari. Certo, però tanto nel bodybuilding tu non ricerchi il carico, cerchi esatto. L'effort interno. Ho fatto questa domanda non per un qualcosa, semplicemente era curiosità mia. Se qualcuno è un coach sia di bodybuilding che di powerlifting, ci scriva qua sotto quale è più difficile tra le due. I gambi iniziano a essere, lo sento, dopo lo squat di ieri. Panca piana 4x8 con 80 kg. Questo mi preme più sapere bene il gesto tecnico. Sapete che in gara non è andata benissimo la panca piana e sono convinto sia molto migliorata. Prima cosa, diciamo che avendo le scarpe da stacco scivolano molto meno e quindi riesco meglio a spingere in avanti tenendo fermo il piede e a tenere attive più le gambe. E quando metto sul culo le gambe rimangono in tensione. Prima perdevo tensione e la riattivavo dopo. Non è proprio il massimo. No, perché poi cioè, perdi tutta la stabilità e devi risettare le scapole, un po' sì. Perdi. Perché poi nelle gambe non è che dovete spingere in basso, perché sennò stacca del culo. Dovete spingere in avanti, come dice Luca, come per fare una leg extension. Esatto, dovete pensare proprio di schiacciarvi contro la panca. Fidatevi, se non l'avete fatto, provate le scarpe da stacco, che veramente cambia tanto. Che è una cosa anche del fare un setting giusto spingendo di gambe, e che solo mantenere il setting pesa. Allora, se non avete dolori ai quadricipiti mentre fate panca, state facendo male la panca. Esatto, fa male cane anche le gambe. Senti proprio un bruciare. Sì, sì, ma sento anche tantissimo bruciare qua, ovviamente. 8 colpi. Ultima serie, vediamo se e come la chiudo. Vai, scendi all'inferno. Poggia bene sul carpo, sì. Qua deve passare. Linda chiede se sono percorsi bodybuilding e powerlifting che si possono portare avanti in parallelo. Nì. Perché chiaramente la preparazione da bodybuilding vi porta ad un livello di forza, comunque mentale, di stress, che chiaramente vi ammazza le alzate. Non potrai mai dare il 100% in uno e il 100% in altro, impossibile. Diciamo che comunque fare un taglio calorico così importante, arrivare ad una condizione estrema da bodybuilding, vi porta a tantissimo stress, soprattutto in allenamento rischiate veramente di farvi male, fastidi articolari, gli infortuni sono veramente dietro l'angolo. Se si parla di bodybuilding amatoriale, powerlifting agonistico, tutta la vita. Se invece volete gareggiare in entrambi, è impossibile. A meno che non siano due gare molto distanti. Ok, ci sta. Però non li stai facendo in parallelo però i percorsi. Mentre se non avete obiettivi agonistici, che sarebbe power building, che io odio. Esatto, sia un termine un po' così. Però è molto divertente, alla fine vai a fare fondamentali accompagnati da complementari alla bodybuilding, che è molto simile in realtà. In realtà è come se allena un powerlifter. Power building è una trovata commerciale, sarebbe il powerlifting, perché comunque Alan è diventato più grosso, Luca è diventato più grosso. Nel powerlifting devi diventare più grosso. E basta, andiamo a mangiare.
Anzi, non è vero, prima ci sono i complementari, ma ve li risparmio. Mentre aspettiamo il poké, Giovanni dice: pensano che noi powerlifter facciamo solo SBD, panca, stacco, squat. Facciamo più complementari di molti BB. Quanto è vera questa cosa? Tanto, tanto. Le nostre sedute di allenamento durano anche a volte 3 ore e mezza, 4, dipende cosa bisogna fare. Madonna. Sì, ci arriverai, Alan. No. Ci arriverai. Un powerlifter vorrà diventare ancora più grosso di un bodybuilder. Sì, perché idealmente nel powerlifting fai tanti complementari per mettere tanta massa muscolare. E no, non è che potete fare panca, stacco, squat all'infinito, perché ovviamente è pesante a livello articolare. È molto difficile recuperare da un multiarticolare pesante, esatto, rispetto a un complementare. Quindi è normale che si facciano. In generale noi facciamo molto più volume sui complementari, perché comunque a noi ce ne frega un cazzo della fatica. Noi vogliamo fare fatica. Vabbè, sì, ovviamente il recupero è importante, però bisogna sempre essere al limite del recupero e lo spingere al massimo sui complementari. Poi ovvio, cioè magari ci sta meno importanza, cioè se io arrivo al complementare piuttosto, diciamo, lo faccio, anche se non lo faccio benissimo, magari non mi esprimo sempre al cedimento. Sì, banalmente ci sono complementari dove ricerchiamo molta muscolazione, ma alcuni complementari dove semplicemente magari impari a tirare di più volume, okay? Volume. Cioè volume tipo Pendley Row, se lo analizzi non è il massimo del complementare muscolare, certo, però è molto funzionale per il power. Io avevo sottovalutato all'inizio questa cosa del fare tanto volume. Aspetta, posso dire una cosa? Molti ragazzi mi contattano e mi dicono: ok, io voglio fare PL, però non voglio rinunciare alla massa muscolare. Non ci puoi rinunciare. Non ci puoi rinunciare. Perché comunque oggettivamente, se vuoi diventare più forte e spostare più carico, è normale che devi mettere più massa muscolare. Però si associa sempre il fattore PL a: ok, non lavoro muscolarmente. E invece si lavora. E io, ripeto, avevo sottovalutato un botto sta cosa. E adesso man mano che progredisco nelle programmazioni, nel tempo, si sente sempre di più. Infatti dopo ci sarà un'altra domanda nel corso del video molto interessante. Poké è arrivato, vi lascio la stima calorica qua. Ragazzi, quando sono fuori mangio sempre il poké, anche se è da un botto che non lo mangio veramente. Tra l'altro ci hanno messo la cipolla croccante che non ho chiesto. Volevo rimanere fit, ma me l'hanno impedito letteralmente. E niente ragazzi, mangiamo perché stiamo morendo di fame e ci vediamo dopo. Tappa al Lidl per fare un po' di spesa, perché anche ho finito lo yogurt greco, quindi è molto importante. Ma quanto sono creepy? Porco due. Mamma, se mi ispirano. Allora, siccome voglio una merenda proteica, proviamo un biscotto. Proviamo. Volevo rispondere a una domanda mentre facevo la spesa, ma è un po' infattibile perché è uno sbatti. Comunque ho preso tanto yogurt greco e sono contento. Intanto vi dico che a Lidl potete trovare queste perle, caramelle senza zuccheri, sono buonissime. Merenda. Prima Balleand mi dice che da super hard gainer, quindi chi fa molta fatica ad aumentare di peso, di massa muscolare, passando al PL, in realtà power building, vabbè, il discorso che abbiamo fatto prima io e il coach, ho notato anche un netto miglioramento. Ora non so quanto sia vera questa cosa, però ci può stare che sia allenando la componente di forza, che magari si è anche spronati a mangiare di più, viene più fame. Io ho notato molta più fame da quando mi alleno per il PL. Sarà magari anche una cosa a livello nervoso, non lo so, però ci sta che può aiutare. Comunque sto biscotto a livello di macro non sta messo troppo bene, cioè ha tantissimi grassi. La consistenza è tanta roba, ma è tipo la cosa più insipida che ho mangiato oggi, dopo il riso del poké. A livello di gusto fa un po' schifo, si sente che è tanto grasso, ma vi giuro che non è per nulla dolce. Oh. Per merenda mezzo biscotto proteico, madonna. Ultimamente i prodotti proteici aumentano, fanno sempre più cagare. Lo rifilerò a mio padre. Prima vi voglio mostrare le mie nuove scarpe da squat. Non le ho comprate, me le ha regalate il coach perché l'aveva e non le usava più, ragazzi. Le mie hanno 4 anni, sono bucate, sono da cambiare, quindi sicuro il mio squat migliorerà. Belline. Luca chiede: non ti manca lo stimolo ipertrofico? Oppure sono meglio i lavori di forza con recuperi più lunghi? Come abbiamo già detto, lo stimolo ipertrofico anche nel powerlifting c'è. Se dobbiamo parlare a livello, diciamo, di sensazione personale, io in scheda non ho nessun recupero, cioè tutto a sensazione, pure complementari. Quindi diciamo mi gestisco tutto io. Sinceramente fare prevalentemente fondamentali per la forza e complementari comunque sia 3x8 strabe qua, cioè diciamo che lo stimolo ipertrofico non è che mi manca. Anche a livello di sensazione, pure se faccio una panca pesante con un RPE 6-7, quindi un buffer 3-4, a livello ipertrofico comunque di sensazione lo sento molto bene. Se vogliamo parlare di quella sensazione del cedimento per tutte le serie o quasi, diciamo che non mi manca, perché sento lavorare benissimo anche in questo modo. Andiamo a mangiare che la merenda mi ha deluso.
Assalto, assalto in diretta, assalto in diretta. Incredibile ma vero, per cena Lanvalca ultimamente si è messo a mangiare la pasta, quella cucinata da Marika. Vi ho messo la ricetta su Instagram e TikTok, mi raccomando seguitemi anche sulle altre social. Comunque ve la metto anche qua a schermo perché sono una brava persona, quindi mi merito un bel like. Sta pasta ragazzi è veramente tanta roba. Poi c'è anche l'aggiunta di pollo perché non abbiamo voglia di sporcare altri piatti. Non ti sei ancora messo la doccia? Vero, non ho avuto tempo. Prima della prossima domanda vi ricordo che se amate le ricette fit ci stanno i miei ricettari, quello da definizione e quello da massa. Tipo questo è un ottimo pasto da massa. Li trovate in versione digitale sul mio sito se volete risparmiare, o in versione cartacea su Amazon. Ultimamente un bel po' l'avete preso su Amazon e vi ringrazio un sacco per i feedback, veramente grazie mille. Anche se lasciate una recensione mi fate un botto un favore. Comunque domanda interessante, Alessio mi chiede se trovo più faticoso il powerlifting o il bodybuilding e perché. Comunque ora che sto facendo powerlifting a livello di allenamento lo trovo, vi dirò, meno difficile, o meglio più pesante fisicamente, perché molti articolari sono pesanti, devi fare tanto riscaldamento, mi alleno molto di più a livello di tempo, 2 ore, 2 ore e mezza, a differenza del bodybuilding che mi allenavo 1 ora e mezza più o meno. Quindi sicuramente fisicamente è più pesante, a livello mentale però mi piace un sacco di più, quindi mi pesa meno, ecco. Però se ti dovessi dire proprio fisicamente è più pesante il powerlifting, almeno per me ci arrivo molto più stanco, diciamo a fine allenamento, tipo mi sento più stanco durante la settimana, ecco. Lato dieta lo trovo meno pesante perché mi sento più libero col mangiare, sono abbastanza tranquillo, diciamola così. All'inizio è stato un po' bruttino abituarsi perché mi sentivo troppo poco stimolato, invece adesso ho preso il mio ritmo, so che devo più o meno stare in leggera massa, mi godo il cibo, comunque mangio bene, mangio sano, quindi in realtà la dieta mi pesa di meno, mi trovo benissimo. Lato mentale mi pesa di meno perché mi piace di più, però come credo in realtà qualsiasi cosa. Io ragazzi mangio e noi ci vediamo dopo perché sto morendo. Ma quanto è buona questa pasta. Non dire parolacce. Luv fa una domanda più filosofica, ovvero com'è cambiata la tua vita dopo che hai iniziato a fare powerlifting? Può sembrare quasi una domanda esagerata, però ho qualcosa da dirvi. Diciamo che nel primo periodo iniziale c'era un pochino di ansia, perché comunque ragazzi, lavorare sui social, portare video, portare contenuti legati comunque anche al mio percorso, che è appunto la palestra, il bodybuilding lo era prima, un pochino di ansia c'era, perché alla fine la gente magari mi segue, faccio bodybuilding, fare un grosso cambiamento, magari non lo so, può essere una cosa vista male da qualcuno per un qualche motivo, oppure semplicemente magari delle persone decidono di non supportarmi più perché non gli piacciono più i tipi di contenuti nuovi banalmente. Questa è stata anche la cosa che mi ha portato a temporeggiare molto di più, perché io, come ve l'ho già detto, avevo in mente da tanto di provare questa disciplina, e quindi all'inizio c'era quest'ansia. Non che io poi faccia solo video sul powerlifting, perché comunque io faccio un sacco di altri tipi, e poi quando porto il mio percorso personale al posto che il bodybuilding faccio PL, tutto qua. Però se devo essere sincero, riassumendo proprio in maniera breve, la mia vita è cambiata in meglio, perché mi piace molto di più lo sport che sto facendo, mi sono affacciato anche un pochino all'agonismo e vorrei concentrarmi tanto quest'anno, e appunto questa cosa mi sta dando molta motivazione in più, mi sta gasando un sacco, e quindi appunto non vedo l'ora di poter salire in pedana ancora e ancora, ovviamente migliorando di volta in volta. Infatti anche lato allenamento mi sta piacendo, mi sto impegnando di più, ho molta più motivazione quando inizio ad allenarmi e non posso che esserne contento, ecco. Diciamo che per ora posso dire di aver trovato il mio, e in tantissimi l'avete scritto, hai trovato il tuo sport, si vede che ti piace di più, stai migliorando un sacco, quindi diciamo che seppur io non sia sicuramente il powerlifter più forte o più promettente degli ultimi anni, assolutamente, vi parlo di una cosa strettamente personale, diciamo che mi trovo molto meglio, ecco, e mi fa piacere che comunque traspaia. Ma che, quanto è bello il mio paese dall'alto, ora, mamma mia. Tutto verde, cazzo. Sarò in grado di tornare a casa, signori? Lo scopriremo solo vivendo. L'ultimo pasto è una mela, che non ho qua perché non ho voglia di andare a prenderla fuori. Ultimamente per nanna praticamente non lo sto facendo, o meglio mangio qualcosina per arrivare alle calorie giornaliere, perché mi sto trovando meglio a fare la cena più avanti, mangiarmela più abbondante, almeno buono, non so, risparmio tempo, sono più tranquillo la sera, non ho sbatti di mettermi a fare lo yogurt greco. Per quanto ci vogliono 5 minuti, boh, non lo so, mi trovo più comodo così adesso. Primo ragazzo mi ha chiesto consiglio sul gusto di creatina migliore di Prozis, che per me è il limone, e mi ha ricordato che oggi non ho preso la creatina post workout.
Nicolò mi chiede come va la mia esperienza riguardante il passaggio da bodybuilding a powerlifting. Direi che l'ho già riassunta in questo video, perché il bodybuilding lo ha stancato. Poi mi chiede consigli sulla programmazione per allenarsi 3 volte a settimana. Ora, io, come qualsiasi persona che mi ha fatto domande in DM sul PL, più di tanto non so dirvi, perché non sono così bravo, non sono per nulla esperto di programmazione di powerlifting. Quindi ragazzi, voi potete tranquillamente chiedermi consiglio, però non vi aspettate una risposta al 100%, perché molte volte dico non lo so, non mi ritengo abbastanza esperto da rispondere. Se sono cose semplici, ok, magari me la cavo, però ecco, diciamo che non mi ritengo chissà quanto bravo nelle programmazioni di PL, ecco, per dare troppi consigli. Comunque vabbè, poi ho cercato di dare una risposta che non vi sto a dire. Si può diventare grossi oltre che forti? Alla fine sì, si può tranquillamente crescere muscolarmente anche nel powerlifting. Potete diventare grossi oltre che forti. Ovviamente se fate bodybuilding mirato, specifico, seguiti da bravi coach, molto probabilmente diventerete più grossi nel fare bodybuilding, perché il bodybuilding è ottimizzato a quello. Poi c'è tutto il rapporto della condizione, essere comunque magari definiti per fare una fase di cut, per essere più estetici, quindi dipende. Però se volete provare PL ma avete paura di diventare più secchi, avete paura di essere meno grossi, andate tranquilli che comunque molto probabilmente non succede. Era un po' una paura che avevo anch'io inizialmente, ma vi dirò, a parte magari un filo alle spalle, ma perché comunque non si possono lavorare in chissà quanti modi le spalle con tanto volume nel powerlifting, altrimenti tolgono un sacco di lavoro alla panca piana, e quindi diciamo che ho notato un pochino meno stondatura dovuta al deltoide laterale. Però il mio fisico rispetto a prima lo preferisco molto di più. Direi che siamo arrivati alla fine del video, ragazzi, spero vi sia piaciuto questo full day of fitting un po' diverso dal solito, rispondendo anche alle domande. Se volete un altro video simile con le domande eccetera, fatemelo sapere con un bel like e un commento, ragazzi, a me aiuta un sacco. Iscrivetevi al canale poi se non siete iscritti. Grazie a tutti quelli che mi supportano sui miei sponsor, Rozzis, Kaizen, Kings Gym, grazie a chi acquista il mio ricettario, veramente vi state dando un sacco una mano. Seguitemi sugli altri social e alla prossima.